Affare fatto, Carmine Gautieri ha firmato per la Virtus, rinnovando il contratto per 2 anni, scadenza dunque a giugno 2014, e adesso pensando insieme a costruire il nuovo organico per la Serie B, categoria che si vorrà mantenere con assoluta dignità. I rossoneri partiranno quindi dal tecnico del Miracolo Promozione, che sarà affiancato nuovamente dallo staff avuto quest'anno, eccezion fatta per Patrick Bettoni, preparatore dei portieri passato al Thun, formazione della massima serie elvetica. Lavoreranno a Lanciano il secondo per Luca Cincione, il preparatore atletico Francesco Del Morgine, il collaboratore Danilo Massi. Gautieri ha tentennato leggermente, richiesto da molti club di Lega Pro e di Serie B, primo tra tutti il Sassuolo, poi ha accettato il progetto De Maio, che a tutti i costi non hanno voluto rivolgersi altrove, questione di dettagli poi limati, con un contratto a salire per 2 anni, non eccessivo nell'ingaggio e con la licenza di poter scegliere i giocatori graditi in un'idea simile a quella passata, squadra giovane e affamata che abbia la cultura del lavoro come propria essenza. Calciomercato, si cercherà in tutti i modi di riscattare il bomber Leonardo Pavoletti, anche lui desideroso di giocare a Lanciano, mentre il colored del Siracusa Fofana è il primo desiderio di Gautieri. L'affare si potrebbe fare. Adesso Gautieri si concederà una breve vacanza, ma già con le sue scelte di mercato. Al DS Leone ogni operazione è ispirazione.